Vi annuncio ufficialmente che dal 1 fino al 3 novembre sarò a Lucca Comics and Games, nello stand di Federic Padiglione Carducci. Quindi non mancate, perché vi devo abbracciare tutti uno per uno. Buona visione. Ma è possibile completare un master set con un box di carte Pokémon fake? Praticamente un master fake. E apriamo l'ho detto, andiamo avanti che è meglio. Ti rendi conto di cosa stiamo per fare? Oggi scriviamo la storia. Com'è croccante scrocchiarello, sentilo. E per l'occasione ho recuperato dalla Cina con furore un box fake di Evolutions, perché siamo tutti bravi con il Master Set di 151 che ci vuole a completarlo. E ora, come la mettiamo? Non lo so, direi di poggiarlo sul mobile bello dritto, così ci sta. E quindi lascia subito un bel mi piace e iscriviti al canale attivando la campanellina, perché oggi vedremo qualcosa che noi esseri umani non abbiamo mai visto neanche lontanamente. Buzz Lightyear, mi sento verso l'infinito e oltre! Ci sia! Vi ricordo che i migliori prodotti Pokémon originali, non fake come questo, li potete acquistare sul Federic Store. Utilizza il codice SGWAIN per avere il 5% di sconto su tutto il tuo carrello e ricevere in omaggio una mia carta autografata. Ricorda sempre che il codice lo puoi utilizzare una sola volta al mese e si rinnova ogni giorno 15. E non vale sui prodotti già in sconto. E che vuoi, doppio sconto che è Natale? Fra poco. Ma in quest'ultimo caso, se non vi fa aggiungere il codice ma volete lo stesso la carta in omaggio, vi basterà semplicemente aggiungere un pacco di sleeve da 2 euro e lo potrete utilizzare. Grazie di cuore per tutto il vostro supporto. Non lo so, mi hanno detto che doveva essere un cane, a me pare un cavallo, ma che è sta cosa? Ed ecco il nostro box di Evolutions Fake in tutta la sua estrema bellezza, insomma. Qui abbiamo il Blastoise, il Venusaur, il Raichu. Qui abbiamo tutte le licenze che non gli ha dato nessuno per fare sto box fake. E il nostro Mega Charizard di Pokémon Y. Non ci confondiamo. Ma come si fa a distinguere un box fake da uno non fake? Perché guarda, Sgue, ci sono le Pokéball, poi è uguale, è uguale. Quale uguale? In questo caso specifico basta girare il box di lato e ti puoi rendere conto che le bustine non sono messe come di solito. Sono in fila indiana, tipo toro seduto. E poi l'estremità della bustina è seghettata coi denti di coccodrillo. Ma che è? Mai esistiti pacchetti così. Noi vogliamo godere pure col box fake. Sentiamo questa plastica di cosa sa. Però anche lei dice la sua. Ma tu, proprio al tatto è qualcosa che a pelle d'oca mi sta venendo. Di quella plastica orribile, mamma! Il set di evoluzioni ha 4 artwork. Vediamo se magari quelle le rispettano. Apriamolo. Cosa sono? I colori dell'arcobaleno tutti davanti, ciò. Magari gli occhi mi bruciano. Siamo così? Ah. Messi sotto sopra, al contrario, qualcuna dritta. Ognuna per i fatti suoi. Mega Blastoise? Sì, esiste. Non riesco a vedere ste bustine così. Seghettate. Ma neanche gli amici cucciolotti ce l'hanno così le bustine. Poi che abbiamo? Sì, a due mi escono. Ah. Charizard monocolore. Sembra tutto arancione. Il Mega Venusaur. E abbiamo il nostro trio. Guarda che fiero. Signor Raichu? Dove l'hanno lasciata? Ah. Ecco qui il nostro Raichu. Un art set si prende e si mette da parte per la vita, no? Rimettiamo tutto dentro e contiamole, perché dovrebbero essere 36. 36. Ora, io vi giuro che non so cosa mi aspetta, perché il set evoluzioni lo conosco, ma il set fake di evoluzioni non lo conosco. Hanno mantenuto le carte di evoluzioni? Sono tutte uguali? O c'è qualche modifica? I pull come sono? È garantita un EX a ogni bustina? Troppe domande, poche risposte, quindi andiamo. Io direi di cominciare proprio dalla nostra istituzione, signor Charizard. Apprezziamo, si fa per dire, anche il back. La grimpatura è simile, ma il problema è tutto il resto che non è simile. Oh, guarda. Guarda come si apre. Ok, mi aspettavo di peggio per l'apertura. Ci stiamo spoilerando un pull incredibile. Più che una carta mi sembra uno specchio. Guarda che riflesso che fa. E anche il font, ma di cosa parliamo? Sembra scritto da Kevin, lasciamo perdere. Però aspetta un attimo, aspetta. Dobbiamo dare una rapidissima occhiata a questo set. Guardate qua, abbiamo il Charizard X, quello holo. Abbiamo le carte turbo, le mega evoluzioni. Scendiamo. Le carte allenatore, le energie. Le mega evoluzioni full art, le full art anche non mega evoluzioni, due trainer full art, Brock e Misty, le furiserie, per un totale di 113 carte. Torniamo a noi, vediamo sto master set di evoluzioni fake, guardalo, il Pikachu. No,
così, alla prima bustina, una full art, perché di full art non ha niente. Neanche uno sforzo a rendere sta carta ruvida. E il bordo non è manco olografico. Io me lo sento. Qui il master set si fa, ve lo dico io. Rattata. Nah, mamma mia. Su altissimi livelli, comunque tutte carte di evoluzioni, Mewtwo EX. Ma è un divertimento puro spostare sta cosa. Charmander. Veramente. Ragazzi, questo è il God Pack. Nah, ma me lo dici così? Che cos'è? Un Gallade. Come un Gallade? Gallade non c'è nel set, ragazzi. Questo è un Gallade di Furie Volanti. Come faccio a fare il Master Set se mi butti dentro carte di altri set? Che cos'è? Tipo un easter egg? Una fuoriserie? Cioè, nel senso, o è questa la vera fuoriserie? Perché appartiene proprio a un'altra espansione, l'hanno chiamata fuoriserie. Perché comunque Misty è 108 su 108 ed è corretto, la numerazione c'è. Ragazzi, inizio veramente ad intrigarmi. Andiamo avanti. Ovviamente già inizio a dividere i pool. Per forza, metti qua. Qui mettiamo le fuoriserie, qui mettiamo i pool e qui mettiamo le comuni non comuni. Artwork di Mega Venusaur. Comunque, no, così... Apro un pacchetto con un pull. Mamma mia, che emozione. Io qui guardo la carta quella vera. Che cosa c'entra? Ma poi sto giallume. Che cos'è sta cafonata? Prima sono contento perché ho pullato, quindi ottimo. Mega Pidgeot TX che lo mettiamo qui. Un'altra Misty. Ah, vedi che bella, oh. Raticate. Un Magmar. Pozione. Un Porygon. Un Ponyta. Prima tre pull, ora solo uno. No, no. Un Nidorino. Ah, e dai. Ma che cos'è? Da dove esce questa? Ma poi tutte al contrario le mettono. Sta cosa mi fa gasare tantissimo. Ragazzi, questo è un ho-ho del set Turbo Crash, sempre XY. Quindi comunque siamo in tema. Vedete la vera cosa bella di questi pacchetti? Che tu ti apri un pacchetto di un set, ma non sai mai cosa ti può uscire. Apriamoci anche Blastoise. Nel primo pacchetto tre pull e nel secondo pacchetto invece due pull. Ah ah ah. Quindi dobbiamo fare anche una media per capire... No, già una doppia. Ma la doppia è importante. Cose strane. Mettiamola qua. Poi facciamo... Lo sapevo io. Anche questo pacchetto è fortunello. Guardala. Sì, però scusami, eh. Cioè io non vorrei dire che sono tutti i pacchetti uguali. Charmander. Non ci sto credendo. Lugia EX. Vado! Del Team Plasma. Questo Lugia è del set Uragano Plasma ed è meraviglioso. Il primo e il terzo pacchetto, come vedete, erano identici. Cambiava solo la fuoriserie. Neanche a farla apposta, sia Lugia che Ho-Ho abbiamo. Per favore, basta pacchetti uguali. Impegnatevi quantomeno. Ah, vedi, è diverso. Quando vedi che la prima carta è diversa, sei sicuro che è diverso. Nove carte ci stanno. Abbiamo la non comune. Poi c'è una comune. Un'altra comune. Che c'è dietro? Un altro Pidgeot? No, però. A me sembra quella. Brock. Però è il Mega Pidgeot EX Full Art. Prima non era il Full Art. Che veramente la saturazione è arrivata, non lo so, sulla luna. Quindi abbiamo quattro carte, poi il pull. Oh, la fuoriserie. Questa è fuoriserie, raga. La 110 su 108. Pietra... Oh, il Charizard, signori, si esulta come fosse real. Le andiamo. Noto che nessuna di queste carte è olografica. Nessuna, nessuna. Questo Charizard doveva essere olo. E dietro la fuoriserie. E questa brilla parecchio, eh. No, raga, ma sono stupende. Umbreon. E questo è sempre dell'era XY, ma Fates Collide. Mentre il Lugia che abbiamo trovato prima era di nero e bianco. Ma vedi, non mi dispiace aprirle. Cioè, non sono male. Allora, questa che ovviamente ha una saturazione completamente diversa dalle altre, perché appunto è una fuoriserie, quindi è proprio un'altra storia. Magnemite. Il Professor Oak. Oh, Magikarp. Bene, bene, bene. Carte mancanti, carte mancanti. Goffing. Nah. Cioè, ma tu ti rendi conto come hanno emulato l'olografia di Hitmonchan? Non si può guardare. Perché questa è la rara olografica. Sembra un prato all'inglese sfocato, che non si vede. Un Kakuna. Non mi piace questa storia. E questa invece ce l'ho. Questa ce l'ho, però è sempre bello. Sempre di stirpe dei draghi, Rayquaza EX. Ecco, questo voglio farvelo vedere da vicino. È completamente un'altra storia. La lucentezza, il contrasto, i caratteri. Quanto è bella l'originale. Quanto, guardala come luccica. Secondo me le abbiamo già tutte. Non lo so, così a sentimento.
No, Mewtwo. Cioè, non mi fare il pattern. Ma non mi fare il pattern! Mewtwo, Misty, sempre nella stessa bustina. Non c'ha senso. Ma quanto sono felice quando sono diverse. Florges EX di Forze Spettrali. Io lo so, avrò sicuramente qualche problema, ma non vedo l'ora di metterle nell'album. Mamma mia, sempre queste doppie. Un altro Rayquaza, però questa volta di stirpe dei draghi, che è diverso da Furie Volanti. Qui siamo su bianco e nero, mentre in quel caso eravamo su XY. E voi considerate che io avevo 17 anni quando è uscito questo set, e in 10 bustine che ho comprato ho trovato subito questa, ma full art. Ve la lascio qui. Proseguiamo. Surfing Pikachu, Weedle e... Quanto ami tu Lucario da 1 a 10? Io tanto. Anche se a sto giro gli hanno fatto un becco che pare una befana. Ora io dico, non per farmi i fatti vostri, ma il simbolo del set, dove l'avete messo? Non c'è. A memoria credo che dovrebbe essere Colpi Furiosi, sempre di XY. E ci ho preso. È proprio questa. Guardate qua che set. Dai, serve per dare un'occhiata anche ai set più vecchi. Guardate qui. Mamma mia. Ma quanto mi piacciono ste EX full art. E soprattutto quanto erano piccoli sti set. Guarda qua, guarda. Una e due furiserie, due. E le full art erano sei. Oh, fine. Non l'aveva ancora fatto. Che puzza incredibile. No. Un altro Charizard. La furiserie? Malamar. Non so, mi fa impressione sta carta. Andiamo avanti che è meglio. Non annusatele mai. Non voglio sapere che materiale hanno utilizzato per produrre sta roba. Signori, iniziamo a essere più veloci, perché sennò qui ci mangiamo una giornata intera. E vai. Nidoran. Oh, basta con tu Pidgeot. Un altro Pikachu. E... oh, che bella lei. Addirittura una furiserie promozionale. Questo mai successo nella vita. Andiamo avanti. Carte mancanti, Electrode, che è una rara. Poi abbiamo la Trainer, Farfetch, Caterpie, Full Heal, Gasly, Growlithe. Attenzione, perché qui abbiamo... nah, Deoxys. Deoxys EX! E lui è di Glaciazione Plasma, nero e bianco, di nuovo. La cosa bella di queste bustine è che non ti stancano. Non ti stancano, perché veramente ti fanno spaziare. E soprattutto non mi aspettavo di non trovare nessuna fuori serie. Non doppia, intanto, fuori serie. E Hitmonchan, vabbè, l'avevamo. Andiamo direttamente a un'altra rara. Sì, Dugtry è rara. Charmeleon e... Glaceon? Glaceon EX! Del set Destini Incrociati, lo stesso set di Umbreon. Cioè, ma è possibile che l'unica mega evoluzione che abbiamo trovato è Mega Pidgeot? Dammelo il Charizard, il Venusaur, il Blastoise, ma anche il Dragonite, che non è mega, però mi piace. Professor Oak, Magikarp, Machop... direttamente qui? No, un'altra. Oh, Emolga! Che carino questo Emolga del set XY base. Charm... Oh, Mega Slowbro EX, l'ho chiamato, molto bene. E anche Nidoking Holo. Bustina piena, piatto ricco, mece ficco. Ninetales Break. Poi Onix, mamma mia! Ma è stupenda! Questo è il set Generazioni, espansione celebrativa del 20° anniversario Pokémon. Hanno degli occhi tondi e dolcissimi. È incredibile come le carte più belle siano quelle che non fanno parte di questo set. Perché di questo set ci fanno trovare solo doppioni e... no, chi è? Vediamo. Sharpedo EX con un bordo gigantesco. Viene direttamente dal set Scontro Primordiale, dove troviamo sia Archeo Kyogre che Archeo Groudon. Nidorino, Poliwag. Oh, ma basta, no? Ma io sono sicuro che c'è Mewtwo di nuovo. Cioè, no, banna, no, veramente. Ma non parlo più, mi sono stancato. Gardevoir EX, sempre di Scontro Primordiale. Che classe, che stile questo Gardevoir. Fra l'altro la bustina è sempre la stessa. Poliwag, Pikachu, il Pokédex, uguale. Velocità massima. Un altro Mega Pidgeot. Un altro Umbreon. Un altro Charizard. Bello, il Deoxys Full Art. La versione Full Art di quello che abbiamo trovato prima. Entei! Dal set Esploratori delle Tenebre, in cui ricordo che troviamo anche un bellissimo Raikou Full Art. Cioè, sono quasi più brava ad aprire le bustine fake che non quelle real. Ma com'è possibile? Malamar! Che avevamo trovato prima Regular EX.
Vi giuro, raga, non ce la faccio più con sti Pidgeot. Non ce la faccio più. E invece... Kangaskhan EX di fuoco infernale. Bella questa, full art, con il suo piccolino. Guarda che carino. Comunque, i Charizard veramente si sprecano. I Mega Pidgeot si sprecano. Dai ragazzi, che siamo ad un ottimo punto. Stiamo finendo. Ma basta, basta sta puzzina con Misty. Non ce la faccio più. Ho più Misty che Rattata, incredibile. E... no, no, un altro no, dai, un altro no. Ma magari le fuori fuori serie. Dammele tutte diverse, mannaggia. Visto che spazi in tutti i set di nero e bianco e X e Y. Non fare così. Ancora, basta. No, ma che cos'è? Per qual è il motivo? Basta Mewtwo, basta Mewtwo. Kyogre? Oh, Kyogre! Di scontro primordiale. Non è la versione Archeo che spero a sto punto di trovare. Non abbiamo ancora trovato il Doduo di Makuni. Come mai? Vabbè che non è che è l'unica che non abbiamo trovato. Non abbiamo trovato un sacco di carte, ma veramente un sacco. Signori, è lui! È Rayquaza EX di Furie Volanti, il full art. Diventa reale, non essere fake, diventa reale. Vai, 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 vai. Hitmonchan. E pacchetto mente vuoto. No. Il Charizard EX promo. È stupendo. Con Flareon qui, con Magmar qui. Che bomba di carta, regà. Che spettacolo. Bellissima e puzzosissima. Meglio niente. Levalo. Vediamo se riesco ad aprirlo bene. Ah, si può. Tro della rara. No, un altro card qua. E te pareva. Vorrei capire tutto sto biancume da dove viene. E non è la mia forfora, lo giuro. Niente, neanche un pull. Solo la fuori fuori serie, vergogna. Dammela bella. Da un altro, Malamar. Abbiamo finito, ultimi tre praticamente, vai. Kingdra EX di Destini Incrociati. Arcanine là, rara, sì. E poi un altro Mewtwo. No. Come fuori fuori serie, una carta che è del set. Primo pacchetto in cui non c'è la fuori fuori serie. Vergogna. E terminiamo con... però che bella questa. Stupenda, è una gold. Di altri tempi. Del set Vapori Accesi. Gardevoir con Yveltal. Siamo pronti per fare ordine? Assolutamente sì. Super carichi, belle miei. Una cosa molto strana, noto già da subito un'esagerazione di trainer. Ma una cosa, ma manco un'energia mi uscita, fanno parte del set, dove sono? Hai detto Misty? E andiamo a metterle in ordine. Prima erba, poi fuoco. E infine sto malloppazzo di trainer. Ho preso un altro album per fare questo esperimento, perché non sia mai che ci vado a mettere ste carte nell'album da 30 euro e mo rovinano. Usiamo questo che si trova facilmente nella collezione con raccoglitore. Si comincia con Venusaur e Mega Venusaur. A dove stanno? Il primo è Caterpie, che è qua. Perfetto, questa è abbastanza decentrata, mi piace. Ovviamente senza sleeve, non sia mai che non si rovina, perché si deve rovinare questa. Tipo fuoco, iniziamo da Charmander. Passiamo al tipo acqua. Tipo elettro. Tipo psico. Vedremo mai una pagina completa? Non lo so. Tipo lotta. Tipo tapo? Ma tapo chi? Tapo bulu? No, tapo leve. Ah, ma infatti. Questo Diglett ha un problema molto molto serio. L'unica di tipo folletto, Clefairy. Mi sento le mani di uno schifo che non potete capire. Mi viene da vomitare. Si passa al tipo normale. Si passa alle trainer. Ma chi è? Uè, beggio mio. O facciamo sto masse set. Ma che ha sentito? Odore di cose fake? Sì, sì, si sente una puzza. Una puzza di inchiostro. Una puzza di usalento. Mamma mia, ecco. A testimonianze che proprio è qua. E ti giuro che ho le mani così. No, per favore, non ti sentire male, state tranquillo. Comunque sono arrivata alle trainer, vedi? C'ho qui. Ma fai toccare la carta? Prego, Mamma mia, ma chi è? Mamma mia, vado. Un mal di pancia, Devin. Vado. Ah,
Abbiamo tutte le trainer, dalla prima all'ultima. Poi dovremmo avere le energie, ma non esistono, manco una. Nonostante siano numerate, vergogna. E le full art che noi qui abbiamo a BZF, ma tutte uguali però. Solo misti e mega pigeot. Basta, fine. E poi abbiamo le fuoriserie che sono 5, ma noi ne abbiamo solo 3. E non abbiamo finito, perché qui abbiamo le fuori serie, completamente dei fuori. E adesso vi faccio vedere io che spettacolo vi tiro fuori. Ti rendi conto che bella paginetta che ho tirato fuori? E se proprio la vogliamo fare bene, facciamo così. Guarda il risultato finale, guarda. Ah, se non fossero fake. Giriamo pagina. Ed ecco a voi il risultato. Fuori serie. Fine. Ma di una cosa siamo certi: che è difficile fare il master set pure con i box fake. Cioè, ma vi rendete conto? Mi viene da piangere. Se questo video ti è piaciuto e vuoi continuare sulla scia della goliardia, allora clicca qui, perché c'è una mystery box gigante che ti aspetta. Clicca qui se invece vuoi vedere solo contenuti di qualità. Vai per mio.